Salve a tutte e a tutti! Dopo una pausa involontaria dovuta a un'influenza un po' pesante, eccomi di nuovo qui a fare le nostre video analisi dedicate al Feng Shui. Come vi avevo anticipato nel video precedente, oggi parleremo degli ingressi. Cosa c'è da dire degli ingressi nel Feng Shui? Innanzitutto che la caratteristica, la funzione dell'ingresso va assegnata alla funzione legno. Legno per il movimento e la grande attività che lo stesso ingresso porta nella nostra abitazione. Quindi adesso vediamo una serie di immagini selezionate in modo del tutto casuale da una databank gratuita di immagini e vediamo se questi ingressi sono effettivamente promossi oppure bocciati secondo i principi del Feng Shui. Partiamo da questo primo ingresso. Questo primo ingresso è configurato abbastanza bene poiché vediamo un ampio spazio di fronte alla porta che è molto importante, è quello che viene chiamato il Ming Tang interno. Il Ming Tang sarebbe ciò che può essere fatto corrispondere a un qualcosa che accoglie, un qualcosa che raccoglie anche, ed è molto importante che ci sia sia fuori dalla porta d'ingresso, che quindi è il Ming Tang esteriore, sia dentro la porta d'ingresso, proprio per permettere alla persona di avere un attimo di respiro prima di accedere all'interno dell'abitazione. Più questo spazio è ampio, più anche la casa dovrebbe essere grande, quindi è sempre importante che lo stesso sia proporzionato. Inoltre, anche in questo caso vediamo che le scale sono laterali rispetto all'ingresso. Questa è un'altra cosa molto importante perché le scale non devono essere mai frontali rispetto alla porta d'ingresso o quantomeno devono essere abbastanza distanti rispetto alla stessa nel caso fossero abbastanza frontali. E anche lo specchio è stato posizionato correttamente poiché, se anche si tratta di uno specchio d'ingresso, è uno specchio che non è davanti alla porta. Come per le scale, anche lo specchio è meglio sia evitato proprio frontale rispetto alla porta d'accesso, poiché quando si accede darebbe l'effetto di essere respinti indietro e quello che percepiamo noi è anche a livello energetico è quello che effettivamente succede. Quindi questo ingresso può andare bene. Anche il rapporto tra i pavimenti più scuri, i muri un po' più chiari e il soffitto bianco va molto bene. Diciamo che per un ingresso probabilmente è un po' troppo bianco, quindi troppa informazione metallo che non è indicatissima, però è comunque un ingresso accettabile. Questo secondo ingresso può essere considerato abbastanza buono nuovamente, infatti non abbiamo scale frontali, abbiamo abbastanza spazio di riposo, probabilmente è poco caratterizzato, nel senso bisognerebbe mettere magari o un gran tappeto o comunque dei mobili che tipo mobili svuotatasche che diano un po' più la caratterizzazione dell'ingresso, perché sennò da come si percepisce la stanza potrebbe sembrare che entri direttamente dentro il salotto e quindi non sarebbe proprio il massimo. Però anche qui vediamo che lo spazio c'è. Ed è abbastanza buono. Probabilmente la porta così angolare potrebbe creare un po' di senso di respingimento nel momento dell'accesso, ma là è tutto da vedere sul posto. Comunque, anche in questo caso, l'ingresso è abbastanza buono come forma, ma va più caratterizzato nei colori e nei contenuti, quindi cioè, deve capirsi che è un ingresso e non semplicemente la porta del salotto. Questo è un bel ingresso. Nuovamente eccediamo sempre con il grigio, con l'informazione di tipo metallo, ma questo è proprio un difetto nostro culturale, secondo me ormai bisogna definirlo. Per fortuna è stata inserita una pianta che comunque alleggerisce un po' tutta questa informazione metallo, anche se poverina, non la si sente, cioè sembra leggermente sofferente proprio perché c'è troppo metallo per una pianta che porta informazione legno. Magari avrei scelto una pianta a un portamento un po' più eretto. Nuovamente abbiamo lo specchio che non è frontale, va bene. In questo caso abbiamo gli attaccapanni, la scarpiera e tutto quanto che dà una maggiore caratterizzazione dell'ingresso. Quindi anche questo ingresso può andare bene. Ripeto, troppo grigio, probabilmente può essere accettabile per un ingresso che guardi verso le direzioni ovest, ma anche a ovest dovremmo trovare una mediazione perché la direzione è metallo, la funzione è legno, la mediazione di solito in un ingresso ad ovest l'abbiamo con l'acqua, qui manca. Quindi sì, no, ha troppa informazione metallo per essere un ingresso, ma può essere accettabile nuovamente a livello di forma e anche per gli arredi. Questo invece è un bel ingresso gioioso, finalmente
non abbiamo tutta l'informazione metallo dei precedenti e questo è il primo ingresso che si può dire è fatto bene. Non ci sono specchi frontali, non ci sono scale frontali, vi sono dei mobili, vi sono delle panche anche dove sedersi, dà proprio senso di volersi fermare e magari togliersi le scarpe, aspettare un attimo prima di accedere poi al salotto. Quindi in questo caso le caratteristiche tipiche dell'ingresso ci sono tutte e i colori terra in questo caso possono andare bene soprattutto ad esempio per degli ingressi comunque nelle direzioni delle terre, quindi parliamo del sud-ovest, nord-est. Anche in questo caso quindi essendo la funzione dell'ingresso legno avremmo dovuto cercare un po' di più di mediazione. Però in linea di massima è un ingresso più che accettabile perché ha le caratteristiche che dovrebbe avere un ingresso. Abbiamo qua nuovamente un ingresso con un eccesso di informazioni tipo metallo e tutto questo bianco fa anche perdere un po' il senso dell'ingresso, nel senso la stessa porta d'accesso non è ben caratterizzata. E, buono il mobile presente sulla sinistra, in quanto porta un po' di informazione terra e metallo, nuovamente con lo specchio rotondo. Quindi in questo caso la posizione dello specchio è buona, cioè lo specchio, ricordiamo, mai frontale alla porta d'accesso. E tuttavia, essendo proprio frontale alla finestra, può sicuramente aiutare per quanto riguarda una questione di illuminazione durante il giorno, ma potrebbe essere magari spostato tra le due finestre, non proprio frontale a una delle due. Ma per il resto è un ingresso accettabile. Caratterizzerei un po' di più il pavimento che tende ad avere lo stesso colore del mobile, quindi magari con l'inserimento di un tappeto o qualcosa che anche inviti a rallentare, perché proprio bisogna avere questa sensazione di rallentamento, quiete e di presa di coscienza di essere all'interno di un nuovo spazio, di un'abitazione diversa, sia la nostra, sia che siamo in visita. Questo invece non è propriamente un ingresso, nel senso noi l'ingresso ce lo immaginiamo come uno spazio accogliente davanti alla porta. In questo caso in realtà l'allestimento da ingresso è stato fatto lateralmente alla porta, quindi probabilmente la spinta che uno ha nel momento in cui accede nella casa è di proseguire dritto senza dedicarsi l'attenzione a questo angoletto allestito. Per cui il posizionamento non è corretto e l'ingresso dovrebbe essere contenente e contenuto allo stesso modo, mentre aver posizionato oggetti tipici dell'ingresso, come questo piccolo tavolino con eventuali cassettiere e quant'altro, lateralmente non è particolarmente indicato, tanto vale non averlo, insomma, in un certo senso. Anche il tappeto, se vediamo invece di essere frontale alla porta per creare un po' quell'effetto di Ming Tang, si trova laterale alla stessa, quindi nuovamente lo possiamo considerare più come parte del salotto che un ingresso vero e proprio. Anche i toni sono molto scuri, gli ingressi dovrebbero essere sempre abbastanza brillanti, anche perché in moltissimi casi in ingresso non è presente la luce naturale. Molto spesso gli ingressi proprio sono delle anticamere o degli ambienti privi di finestre. Quindi l'importante sarebbe sempre avere degli ingressi abbastanza luminosi, proprio per dare anche un senso di benvenuto e anche di accoglienza a chiunque entri nelle nostre case. Questo invece, più che un ingresso, sembra un retro, ha proprio la tipica conformazione da mudroom all'inglese, quindi da stanza intermedia tra l'ingresso e l'uscita. Ma di solito questo tipo di conformazioni, questo tipo di configurazioni di allestimenti dei mobili vengono usati di più nel retro delle case, quindi per accedere magari al giardino privato o comunque a un ambiente privato e secondario. Mentre per un ingresso probabilmente è troppo pieno, oltre che nuovamente troppo bianco, quindi ancora abbiamo un eccesso di metallo e abbiamo a disposizione troppo spazio che in questo caso non è neppure stato allestito, ma in generale, se noi pensiamo che tutte le mensole potrebbero essere piene, immaginate che
colpo d'occhio ci potrebbe essere l'accesso di vedere tutti questi oggetti come se entrassimo in un ripostiglio. Neanche questo va bene, cioè l'ingresso deve essere ampio e dare una sensazione di accoglienza, come avevo detto prima, ma anche di respiro. Quindi avere anche degli ingressi troppo pieni di oggetti non vanno bene, poiché proprio ci trasmettono automaticamente anche un'informazione di clutter, quindi di ingombro, di accumulo, che non è utile alla nostra abitazione. Poi manca del tutto una caratterizzazione sul pavimento, come potrebbe essere un tappeto, e anche in questo caso, più che un ingresso, ripeto, sembra proprio un disimpegno verso il retro, quindi non è particolarmente indicato come ingresso. Questo invece è finalmente un buon ingresso, è un ingresso molto luminoso, esiste, il tavolino lo caratterizza, concentra anche l'attenzione nel momento d'accesso. E le scale, anche se apparentemente sono frontali, non sono frontali, perché in realtà danno il fianco alla porta, quindi non vi è il rischio di avere quella che viene chiamata proprio dispersione energetica al piano, perché le scale non sono indicate davanti alla porta. Se noi immaginiamo il Qi che proviene dall'esterno come un flusso, anche un flusso d'acqua, un flusso d'aria, noi, nel momento in cui ci troviamo una scala davanti all'ingresso, cosa fa questa energia? L'energia tende a salire e quindi il piano a cui appartiene la porta diventa in un certo senso più scarico o involontariamente scarico, poiché il Qi non è portato a circolare in modo regolare, ma tenderà a salire lungo la scala. In questo caso non tenderà a salire lungo la scala perché la scala bisogna prenderla facendo un angolo, quindi. E allora possiamo dire che questo è un buon ingresso, è molto luminoso, cosa che va benissimo, è ben caratterizzato, il pavimento è molto scuro, richiama anche la porta, quindi dà continuità. Ovviamente sarebbe da dare un po' di tono colore, perché parliamo sempre di ambienti di tipo legno e finora non ne abbiamo visto nessuno che abbia cercato una mediazione o trasmesso un'informazione adeguata al legno, perché abbiamo sempre un eccesso di terra o un eccesso soprattutto di metallo. E questo ingresso è una porta vetrata, nel senso l'ingresso non è di per sé presente e probabilmente, osservando l'ambiente, potrebbe essere presente qualche mobile in corrispondenza del nostro punto di osservazione, ma anche in questo caso noi vediamo che abbiamo tra l'altro un allineamento diretto tra il cancello, il vialetto, la porta vetrata, dopo ovviamente ci sarà cioè che si vede che è aperto il portoncino. E la casa non c'è nessun rallentamento e questa è un'altra cosa molto poco indicata. Infatti, anche nei vialetti d'ingresso noi dovremmo sempre prestare attenzione ad avere vialetti di forma leggermente ondulata per rallentare il Qi, mentre un vialetto così diretto dalla porta e che ci arriverà direttamente dentro in casa, anche se poi soprattutto c'è l'abitudine, come si può presupporre, di tenere la porta aperta con, magari d'estate ovviamente, con la vetrata, avremo proprio un allineamento diretto, troppo movimento, nessun riposo, quindi nessun punto di accumulo, e anche in questo caso non va molto bene, soprattutto perché manca completamente una caratterizzazione dell'ingresso. Questo è il primo ingresso che dà un senso di Ming Tang. E quando hanno posizionato quel grande tappeto hanno fatto bene, nel senso il tappeto crea proprio quel rallentamento che è necessario in un ambiente d'ingresso. Qua abbiamo anche una cassettiera, una sedia, abbiamo tutta una serie di dettagli che caratterizzano molto bene questo accesso. A meno che proprio di fronte alla porta non ci sia una scalinata, come potrebbe essere, perché è tipico di certe case padron cioè di certe case di lusso, soprattutto un po' in stile Novecento, un ingresso del genere può andare bene. Ci sono anche un po' di punti di rosso che quindi caricano un po' l'ambiente e creano finalmente una mediazione con legno, perché il fuoco viene generato dal legno, quindi anche in questo caso potrebbe essere sempre un ambiente che va bene nelle direzioni di terra, sud-ovest, nord-est, e il fuoco crea quindi la mediazione tra il legno e la terra. Forse il tappeto avrebbe dovuto essere quadrato per essere più indicato, ma
rispetto a tutti gli altri ingressi che abbiamo visto, questo è uno dei migliori. Questo ingresso, allora, a parte che già al colpo d'occhio uno si domanda ma qual è la porta principale, ma dopo capisce che una è molto più grande dell'altra, quindi si capisce che è la porta principale. Probabilmente è un ingresso molto molto attivo, nel senso ci sono queste grandi specchiere che in questo caso vanno molto bene per ampliare un ambiente che vedendo dai riflessi non è grandissimo e anche dar luminosità. In questo caso è abbastanza caratterizzato, sono inseriti elementi terra, elementi legno, cioè di forma legno, quindi va bene per l'ingresso e probabilmente io avrei scelto un'altra tipologia di porta per la porta, quella là, più vicino alla specchiera, poiché dà proprio quasi un effetto di riflesso che non è particolarmente piacevole, ma in linea di massima, magari aggiungendoci un bel tappeto a pavimento più a contrasto di questo, perché quello che è presente è quasi dello stesso colore del parquet e quindi proprio si perde in esso. Può essere un ingresso accettabile in quanto è abbastanza caratterizzato. Questo invece è, a livello di disposizione è un bellissimo ingresso, c'è il suo tappeto, c'è la scarpiera, c'è un mobile, c'è un piccolo specchio, la panca. Disposizione nulla da dire, nuovamente ci troviamo con questo eccesso di grigi che non sono indicati per un ingresso. La pianta fa qualcosa, nel senso la pianta dà un po' di informazione legno di cui ci sarebbe bisogno, ma scegliendo un'altra tonalità a parete, magari nel range dei verdi, potrebbe andare benissimo per vari, o anche degli azzurri, in caso fosse a ovest potremmo usare il range degli azzurri. Può essere comunque un ottimo allestimento, ripeto, levando il grigio. Questo è un buon ingresso che può andare bene soprattutto per l'ovest, perché abbiamo i mobiletti che ci ricordano i toni dell'acqua. Gli specchi sono laterali, quindi non danno fastidio. Il tappeto crea un ottimo senso di contenimento e di rallentamento, va molto bene, soprattutto perché abbiamo delle porte estremamente vetrate, quindi già molto attive, già molto young rispetto a delle porte chiuse, completamente chiuse, e tutta la stanza in realtà ci trasmette moltissimo ci celeste, l'energia che ci arriva dall'illuminazione solare. E quindi direi che probabilmente alleggerendo sempre il bianco, questo ingresso è un buon ingresso, quindi questo è un ingresso abbastanza promosso. Ripeto, sempre che frontalmente non ci sia una scala. E questa era l'ultima immagine dedicata alle analisi di Feng Shui. Per le prossime, scrivete pure nei commenti cosa vorreste vedere analizzato e anzi, se avete delle immagini da fornirmi, le analizzo volentieri, mandatemele pure all'indirizzo info@domoteorica.it. E ci vediamo la prossima settimana, sperando di non essere più assente come in queste per un'involontaria influenza molto pesante. Alla prossima, ciao!